Piero sente il bisogno di arrivare a una definizione la più precisa possibile, oserei dire quasi una tassonomia dei beni comuni. E questo è un bene, perché come c'è stata e c'è la retorica dei diritti, c'è anche stata a sinistra la retorica dilagante dei beni comuni, al punto che una lista politica elettorale aveva assunto questo termine collegandolo al nome del nostro paese. E cioè bisogna evitare qualunque interpretazione totalizzante e quasi esoterica dei beni comuni, come se esistesse un bene comune dell'umanità, riandando dietro nel tempo. Concetti similari li troviamo per l'appunto in San Tommaso d'Aquino, che esattamente non è la nostra scuola, e proporrei di non iscriverci ora. La puntualizzazione sulla natura dei beni comuni evita anche errori che io considero clamorosi e per me inspiegabili, come quello di concepire il lavoro come bene comune. Parola d'ordine che è un sindacato che io amo molto ha costruito, ma che è totalmente infondata. Anzi, ringrazio Piero che almeno su questo punto nella sua replica mi dà ragione. Noi dobbiamo liberare il lavoro, ma anche dovremmo, se marxisti restiamo, liberarci dal lavoro. Per ciò stesso e solamente per questo, qualunque definizione di lavoro bene comune è una assurdità vera e propria. E oltretutto qui si confonderebbe il bene comune con il mondo dei diritti, che è invece un'altra cosa. Quindi sono grato a Piero di questo richiamo tassonomico ai beni comuni. Da questo punto di vista forse la definizione migliore la dà Luigi Ferraioli nel suo monumentale Principia Iuris, secondo volume sulla teoria della democrazia, dove la cosa è molto ben sistemata. Raccomanderei tutti di partire da lì come riflessione. Appunto, non è che siamo fermi alla definizione giustinianea del 500 d.C., acqua, spiagge, aria, eccetera, ma evidentemente ci sono anche dei beni comuni che storicamente si sono venuti costituendo, tra l'altro passando attraverso lo sviluppo economico dello stesso capitalismo. L'esempio più ovvio sono i farmaci salvavita, richiamati anche nella recente polemica tra l'India e la multinazionale farmaceutica Novartis. Quello su cui non concorderei invece, questo è un punto di diversità da quello che Piero ha detto a voce stamattina, è pensare che i beni comuni siano tutto ciò, ma qui è Mattei più che Bernocchi, siano tutto ciò che le persone ritengono che essi siano, perché in questo caso noi trasferiremmo il concetto di bene comune eventualmente nel migliore dei casi a quello di bene di comunità. Dopodiché, siccome il concetto di comunità non mi pare un concetto né molto progressivo né tantomeno rivoluzionario, avremmo come risultato una miriade di beni comuni. Se ognuno ha la facoltà di definire tale la cosa che più gli interessa, evidentemente siamo, diciamo così, all'interno di una individualizzazione del concetto di bene comune che mi pare da evitare. Fatta questa premessa, io, come dire, continuo a non capire, a non comprendere, capisco il bisogno di fare i conti con Marx, però bisogna farlo con la sua complessità e con la sua maturità. Come mi sono permesso di accennare, la suddivisione tra Marx giovane e Marx maturo va, io credo, completamente abbandonata, e anche la pubblicazione della nuova mega, cioè delle opere complete di Marx e di Engels, con la suddivisione che viene fatta tra ciò che è di Engels e ciò che è di Marx, ci aiuta enormemente a rompere questa visione. Dice Bernocchi, ma Marx è contraddittorio, adesso lo ricorderò, sì, ma è una contraddizione sana, perché il pensiero di Marx è un pensiero evolutivo nel suo percorso. Marx non è l'autore che scrive il grande libro e poi vive di rendita per il resto della sua vita come il 99,9% degli autori contemporanei. È uno che continua a creare fin quanto può,
fino all'ultimo respiro, come dimostrerò. Allora bisogna partire necessariamente a ritroso, dal Capitale e dal Grundriss, se si vuole, e non evidentemente dai manoscritti filosofici o dalle teologie tedesche, per avere una dimensione di Marx. Allora, concetti come proletariato unico non ci stanno, Piero. Ora, lui non ha fatto in tempo a scriverlo. È vero che Marx, avendo come problema quello di dimostrare la conflittualità che sta alla base del movimento storico tra capitale e lavoro, poneva l'attenzione sulle due classi fondamentali, cioè la borghesia e il proletariato. Non amava né le classi intermedie né quelle estremiche, e quindi non amava né la piccola borghesia né il sottoproletariato, almeno dal punto di vista analitico. Poi gli piaceva molto Balzac, che invece sul tema della piccola borghesia lavora molto. Ma il Capitale si interrompe sul celebre capitolo che si intitola Le classi, dove lui cerca di dare una definizione delle classi stesse, ma quel capitolo si interrompe perché si interrompe la vita di Marx, non c'è niente da fare. Però quelle 10 righe che stanno scritte al termine del terzo libro del Capitale sono indicative. Marx dice: che cosa costituisce una classe? A prima vista può sembrare che ciò sia dovuto all'identità dei loro redditi e delle loro fonti di reddito, e risponde negativamente: no, è una formazione sociale complessa, dove la identificazione in base al reddito o alla semplice collocazione nella struttura economica della società non è sufficiente a definirla come tale. C'è, come dire, una enorme potenzialità in quel capitolo interrotto. Si contraddice, certo, basta pensare alla stessa vicenda della Comune di Parigi, che Marx non è che l'avesse pensata, ma si adegua alla realtà, la fa propria, ma non è che se avessimo lasciato a lui l'avrebbe progettata, perché l'avrebbe considerata perfettamente immatura. Oppure la questione dei contadini, su cui è crollato il socialismo reale sovietico, con la terrificante collettivizzazione forzata delle campagne. Proprio un anno prima di morire, Marx risponde, se non ricordo male, a Vera Zasulic a proposito di un tema che Dardot e Laval, nel loro recente libro sul comune, ripropongono alla nostra attenzione dal loro punto di vista, e cioè la comunità contadina, la cosiddetta Obscina, quella che aveva un consiglio che si chiamava Soviet e un'assemblea che si chiamava Mir, che in russo vuole dire pace, cioè luogo della pacificazione dei contrasti in seno al popolo, avrebbe detto Mao Zedong. La parola Mir vuol dire sia villaggio che pace. Sì, vuol dire sia villaggio che pace, ma vuol dire anche pace, ho capito, ma vuol dire anche pace. Ora, sì, ma vuol dire anche pace, questo ha una, cioè una ultra significata, una ultra validità della semantica in questo caso, proprio perché il termine ha un significato molteplice. E la questione per cui la richiama Marx è semplice, cioè se la forma della comunità contadina doveva andare abbattuta come prodotto e residuo della società feudale, o poteva essere valorizzata come resistenza e resilienza anticipata al sistema capitalistico che si imponeva con lo sviluppo del capitalismo in Russia. Quindi, voglio dire, vi è una crescita continua del pensiero marxiano, proprio perché stava o cercava di stare al passo con i tempi. Ora, il punto che io vorrei sollevare rispetto alle cose che ho già scritto è questo. Ovviamente partiamo dal presupposto che siccome, lo diceva la Luxemburg nella sua celeberrima opera, lo ripeteva Arendt con altre parole, il capitalismo non ha solo bisogno della accumulazione originaria, ma ha bisogno di più accumulazioni attraverso il tempo, noi siamo in una fase che è una fase di profonda crisi, ma le crisi sono state moltissime nel corso della storia del capitalismo.
nel quale il sistema capitalistico a livello internazionale sta progettando nuove forme di accumulazione per sopperire a quella che un tempo si sarebbe chiamata, pur con tutti gli errori teorici che questo concetto conteneva, la caduta tendenziale del saggio di profitto, e che oggi si può chiamare come una restrizione di profitti, come giustamente diceva Ciccarelli, non una sparizione ma una restrizione certamente, almeno nel settore manifatturiero. Ora, questa necessità di nuove accumulazioni avviene appunto attraverso la distruzione di ciò che è stato il grande compromesso sociale dei 30 anni gloriosi. Ciò che era pubblico, e qui sono perfettamente d'accordo con Cremaschi, questa definizione è bastevole dal punto di vista storico ed economico, e cioè l'istruzione, la sanità, la previdenza, per citare i tre grandi pilastri del welfare state europeo, viene espropriato per dare modo alla finanza di procedere a nuove accumulazioni, poiché lo spazio geografico è finito e non infinito con la globalizzazione del sistema capitalistico su scala planetaria. Si tratta di erodere i margini interni che prima erano destinati a una governance politica del sistema capitalistico basata su un compromesso sociale di tipo social-democratico. La domanda è, qui andiamo un po' contropelo, è possibile semplicemente elevare il cartello dei no, cosa tipicissima dei movimenti? Quindi no alla cattiva scuola, no alla sanità privata, no alla previdenza dei fondi pensione. Certo, questa è una prima fase indispensabile e assolutamente necessaria, però forse bisognerebbe pensare le cose o provare a pensare le cose in un modo leggermente diverso. Anzitutto, questo capitalismo produce sviluppo o no? Cavolo se produce sviluppo. A condizione che non scambiamo quello che è lo sviluppo o le potenzialità dello sviluppo con la distribuzione della ricchezza e il benessere della popolazione, che sono due concetti di carattere assolutamente diverso. Jean Mounier Boutang, tanto per citare un nome che piace a un certo gauchisme francese, giustamente fa un paragone così quasi onirico tra la conquista del nuovo mondo e l'irruzione di internet nel sistema di produzione capitalistico, dicendo: internet è insieme la nave e l'oceano, riferimento alle caravelle ovviamente di Colombo. Espressione molto così pregnante e significativa. Qui siamo a un passo in avanti, quello che alcuni chiamano la quarta rivoluzione industriale. Siamo cioè a un processo di robotizzazione e di utilizzo delle nanotecnologie per gli assemblatori programmati come la stampante 3D, che è molto forte. Prometeia l'altro giorno sosteneva che un terzo delle imprese italiane, di per sé non particolarmente tecnologizzate, del Made in Italy, già hanno incorporato forti elementi di robotizzazione e di produzione tramite stampante. Quindi siamo una trasformazione della manifattura, la quale, a differenza che nel passato, questo è il punto, probabilmente provocherà una disoccupazione che non sarà riassorbibile da altri domini produttivi, come bene o male è accaduto nei decenni scorsi. E dunque non solo non si avrà una piena occupazione spontanea, ma un massiccio incremento della disoccupazione, sia quella classica e sia quella che va sotto il nome più complesso del fenomeno della precarizzazione. Da qui, a mio modesto avviso, la centralità di una riduzione massiccia dell'orario di lavoro, su cui persino gli svedesi ci hanno ripensato, mentre i francesi ci ripensano, ma esattamente al contrario, per ritornare indietro rispetto alle 35 ore, e da qui la rottura che è sotto i nostri occhi, Sergio Bologna o non Sergio Bologna, tra i confini tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Oggi noi possiamo definire
il lavoro dipendente solamente, direi, dal punto di vista della sua prevalenza, una volta introdotto l'assoluta licenziabilità, cioè un lavoro prevalentemente dipendente. D'altro canto abbiamo un lavoro prevalentemente autonomo, ma una porosità tra questi settori. Allora, e mi avvio alla conclusione, io sono convinto che la teoria della dittatura del proletariato, dopo essere stato in gioventù leninista, sia sbagliata. E infatti in Marx la troviamo solamente nella famosa lettera Wiedemeyer 1852, poi non ritorna più. Per lui è un periodo transitorio molto molto breve. Con Lenin diventa un periodo molto molto lungo. Nella codificazione staliniana del leninismo, in principi e questione del leninismo, diventa un'epoca storica di cui non se ne vede... Diglielo che sei un profondo conoscitore di Stalin. Di cui, vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Di cui conoscere le cose, anche quelle cattive, è sempre utile. Basta non farsene traviare, ovviamente, o innamorare. Per un periodo molto molto lungo, ma in realtà in Marx c'è un pensiero rispetto a ciò molto molto più complesso. Il problema è che ritenere e pensare di combattere il mercato solamente dall'alto, cioè attraverso la presa del potere politico, è impossibile. Anche perché, Piero, bisogna che tu ti convinca che questi benedetti stati-nazioni sono in crisi. Certo, non tutti, non gli Stati Uniti d'America, che però sono uno Stato federale, non la Germania, ma certamente gran parte degli Stati che compongono l'Unione Europea. La vicenda greca ci dice questo, nei due sensi, sia che la pigliamo dal versante Tsipras, sia che la pigliamo dal versante Varoufakis, e cioè che tu hai fatto una lotta, una battaglia, e poi ti sei trovato contro comunque un'imposizione e un ricatto. Ma anche se avessi voluto seguire il fantomatico, il fantasmagorico piano B di cui Varoufakis parla nell'intervista New Statement, sai dalle stesse parole di Yanis Varoufakis che questo non era realizzabile, perché il potere politico di per sé non ti dava le strumentazioni materiali del potere reale per poterlo mettere in opera, visto che un piano di quel genere avrebbe significato un intervento in tempi estremamente brevi sulla fuga dei capitali e sul prosciugamento dei conti correnti, e quindi un controllo sull'apparato bancario finanziario che lo Stato greco, ma neppure altri stati analoghi nel quadro dell'Europa mediterranea in particolare, possedevano e possiederanno mai. Quindi una crisi, non la sparizione dello Stato-nazione, c'è, e nel senso che funziona come allocazione del sistema degli investimenti. Voi vedete quello che sta succedendo attualmente. Draghi annuncia un nuovo quantitative easing e dal suo punto di vista fa benissimo, e immediatamente i valori dei titoli di Stato diventano negativi. L'ultima asta dei titoli di Stato italiani è andata benissimo, ma è stata venduta allo 0,03 per quanto riguarda i rendimenti negativi. Come mai? Basta che sia inferiore, superiore quel rendimento al rendimento negativo dei depositi overnight, cioè quelli delle banche centrali presso la Banca Centrale Europea, che attualmente è dello 0,2%, e lo 0,03% è pur sempre maggiore dello 0,2%, che gli investitori istituzionali, cioè le banche, ci guadagnano a comprare titoli di Stato italiano anziché depositare il loro liquido, famosa trappola della liquidità, presso la Banca Centrale Europea. Ma insomma, come si vede, questo sistema statuale è perfettamente al servizio dei meccanismi finanziari mondiali, europei, e la loro ricaduta su scala nazionale. Allora, il discorso, e finisco mi pare, il discorso che faceva Ciccarelli a me pare un discorso molto importante, e cioè introdursi nei processi di crisi come quello attuale, che
non è la crisi di istruzione e ricostruzione come diceva Schumpeter, ma è certamente crisi e trasformazione in atto nel sistema capitalistico mondiale, e qui riprendo Cremaschi, prima che questo abbia avvitato tutti i bulloni e si sia riassestato per introdurre degli elementi di politica economica alternativa. Ma questi non possono stare solo nel campo della distribuzione di ciò che è già acquisito, esempio reddito di cittadinanza, acquisito dal punto di vista della ricchezza sociale, o non possono stare semplicemente nella difesa del bene comune perché non diventi una nuova enclosures, ma devono entrare nel campo della produzione, devono determinare forme, obiettivi e modalità nuove di produzione. Da questo punto di vista le forme non dall'alto ma dal basso di sharing economy e di inventiva nel processo produttivo che possano nascere da forme di comunità produttiva allargata diventano, a mio modesto avviso, un elemento che strategicamente la sinistra dovrebbe assumere e non come un processo residuale per dare lavoro a chi l'ha perso. Cioè il mutualismo non può ridursi semplicemente al sostegno a chi ha perso la cassa integrazione, deve diventare una nuova concezione di una socializzazione dei mezzi di produzione. Da questo punto di vista, insomma, il concetto del comune come articolazione e democratizzazione del concetto del pubblico deve sfondare dentro l'economia privata, non solo nei suoi aspetti finanziari, ma nei suoi aspetti produttivi, a partire da quelli più elevati, e cioè da quelli, diciamo così, del cosiddetto capitale cognitivo. Su questo mi pare che c'è una riflessione abbastanza ampia a livello internazionale, più in ambito anglosassone che in altri, e quindi probabilmente Piero Bernocchi scriverà un terzo libro, noi applauderemo e criticheremo in parte, oppure lo scriverà qualchedun altro, purché tutto aumenti e migliori la nostra discussione. Grazie.